Renzi, per chiudere la sessione seconda di questo convegno, parlare di morte per ragionare di vita, secondo momento di questa riflessione, dobbiamo chiudere entro le 18:30. Gli interventi sono molti, per cui converrà iniziare subito a tutt'ora di notte. Diamo un'ora di tempo per argomentare la sua relazione su un confronto famiglia e vita. Ricordiamo che il convegno, lo dirà dopo il professor Gennaro Mattino, si prefigge di affrontare la tematica del biotestamento. Quindi siamo partiti questa mattina con il senatore Lucio Romano, che ha seguito tutto l'iter parlamentare. Del dottor Avinotti forse dobbiamo dire, per chi non conosce la sua attività pubblica, che è stato già parlamentare ed è il fondatore del Popolo della Famiglia. Oggi è con noi proprio per interpretare una parte della società civile che richiede in questo momento di essere rappresentata, soprattutto sui temi della famiglia, dei giovani e in modo particolare il rapporto appunto alla vita. Lui è stato collaboratore dell'Avvenire, Il Popolo, La Discussione, Radio Vaticana. Ricordo che nel 2014 ha pubblicato Voglio la mamma e da lì poi La Croce, quotidiano che si trova in internet, elettronico, perché la versione stampata non è stata più prodotta con 6 mesi e qualche altro giorno, insomma, qualcosa del genere. Lui è laureato in storia alla Sapienza di Roma e ha dato poi vita a questo movimento sulla rivisitazione, ecco, del concetto di vita, soprattutto sulla questione che riguardano i nuovi modelli o antimodelli dell'Occidente, con il recente volume O capiamo o moriamo. E trovate in cartellina, perché ha la cartellina da parte dei docenti, un estratto di ben 10 pagine, e da questo estratto il dottor Adinolfi evidentemente si definirà in questa conferenza. Lascio la parola al professor Gennaro Mattino per la contestualizzazione. Buonasera a tutti, saluto sia i docenti, i professori della facoltà teologica, i nostri colleghi, che gli ospiti che vedo numerosi, per un tema che ci ha visto già da stamattina alla ricerca di una traccia che potesse in qualche maniera dare vitalità, coniugare la parola vita con la parola morte e i loro significati, poter in qualche maniera rileggerli alla luce della nostra ricerca, del nostro confronto. Un dibattito e un'argomentazione stamattina feconda, lucida, di grande provocazione, come è stato introdotto dal decano stamattina il professor Francesco Asti e oggi dal professor Matarazzo, è un fatto che ci riguarda in maniera particolare, non soltanto perché riveste un'attualità storica. Il 31 gennaio è stata approvata la legge cosiddetta del testamento del fine vita, ma perché è un argomento che riguarda il vissuto della nostra gente. Noi siamo un luogo di ricerca, la facoltà teologica si caratterizza per le sue ricerche scientifiche, per il suo volume di ricerca riguardo ai propri percorsi, ai percorsi propri del suo ambito, ma nello stesso tempo è fatto da gente che ricerca con altra gente, è fatta da pastori, è fatta da uomini che hanno consacrato la loro vita all'ascolto dei fratelli lungo il percorso della loro esistenza. E il problema della morte e del come morire si coniuga con il problema della vita e del come vivere. In questo caso si continua il discorso che stamattina è stato aperto dalla relazione del senatore Romano, che ha illustrato la legge che è stata approvata il 31 gennaio, è stata in attuazione il 31 gennaio,
e anche le nevralgicità della legge stessa, con le difficoltà interpretative in certa sua parte, con possibilità che è stata fatta da alcuni docenti della facoltà di leggerla sia in ambiti particolari come quelli pastorali, filosofici, che quindi proprio concretamente la vita del vissuto, dell'esperienza della realtà credente, della ricerca storico-filosofica, teologica. Adesso continua il nostro itinerario, continua con un allargamento rispetto a quella ipotesi, a quella lettura di stamattina, un allargamento della concretezza di ambiti. Una volta si parlava di pastorale, di ambiente, noi stiamo in qualche maniera nella seconda fase tentando di toccare questi ambienti. La relazione del dottor Adinotti allargherà l'orizzonte della difesa della vita e dei suoi significati, che avranno poi ricaduta fondamentale nell'ambito di giovani, famiglia e nella quotidianità del popolo credente. Credo che se riusciamo a farne anche un tesoro successivo, come diceva stamattina Francesco Assi, cioè a riportare questi temi allargandoli alla città, alla vita concreta della nostra gente, a riproporli, faremo un servizio che per noi è un servizio di ricerca scientifica, per la nostra gente è una proposta che riguarda il vissuto quotidiano. Quindi, buon lavoro, passo la parola al dottor Adinotti. Grazie al professor Manino, devo un ringraziamento io al professor Asti per aver comunque avallato questi lavori, perché mi è entrato da 20 giorni in carica. E ringrazio la professoressa Chiara Sammorini, che è stata la prima a metterci in contatto con il dottor Adinotti, e quindi lascio la parola a lui per un'ora. Io vi ringrazio molto, grazie davvero al professor Matino, questa per me, l'ho scritto, è un'occasione particolare di cui sono onorato, grazie al professor Carmine Matarazzo e a tutti voi che vorrete per un'ora ascoltare qualche parola sul tema famiglia e vita. Io vorrei tramutare immediatamente in famiglia e vita. Il baluardo a difesa della famiglia, a difesa della vita, è ormai solo la famiglia. Per riuscire a inoculare negli ordinamenti giuridici prima e nelle mentalità dei popoli poi gli strumenti contro la vita, occorre distruggere la famiglia. Noi dobbiamo avere chiaro che ciò che avviene, ciò che è avvenuto, ciò che avverrà è leggibile solo se connettiamo dei punti e comprendiamo il disegno complessivo che sta conducendo un segmento della popolazione mondiale, per fortuna non tutta, a considerare vita solamente ciò che si connette alla capacità di produrre. Dicono di relazionarsi, in realtà l'intenzione vera è relazionarsi e produrre, mentre ciò che è improduttivo va scartato. La riflessione cardine del Magistero di Papa Francesco è, a mio avviso, pienamente centrata. Il cattolico non può che essere oggi una persona schierata con il proprio corpo contro la cultura dello scarto, che è un'espressione che quasi ossessivamente Papa Francesco utilizza e che io considero ispiratrice di tutta l'azione mia personale e di tanti amici che ringrazio, che sono anche qui presenti a rappresentare il segmento napoletano di un popolo che si è messo in cammino. Cos'è accaduto
dobbiamo averlo chiaro. Si è aperta nel marzo del 2013, quindi esattamente 5 anni fa, una legislatura che per la prima volta nella storia repubblicana ha radicalmente modificato le norme in materia di vita e famiglia. C'erano tentativi in atto, c'è stata la stagione dell'aborto con la legge del 1978, la stagione precedente, quella della legislatura 70 che arriva fino al referendum Fortuna della legge sul divorzio, ma sono segmenti separati anche storicamente, anche per radice e promozione culturale di quelle attività. In questa legislatura, in un solo segmento di tempo estremamente contratto, che va dal marzo 2013 al dicembre 2017, la legge è stata approvata il 28 dicembre 2017, è entrata correttamente in vigore, come ha detto il professore, il 31 gennaio, ma l'approvazione è stata sotto Natale, avrebbe dovuto farci sussultare una cosa del genere. Approvare una legge sulla morte facendo la corsa sotto Natale, quando si poteva benissimo, se avessimo avuto parlamentari cattolici degni di questo nome, fermare quello scempio semplicemente dicendo: se fate questo vi mandiamo all'esercizio provvisorio. Voi sapete che alla fine dell'anno si fa la legge di bilancio, di maggioranza bastavano 4 o 5 che si alzassero e facessero, neanche lo facessero, lo annunciassero, ma non era nel disegno. Il disegno si apre per la precisione, come ho detto, nel marzo del 2013. Vi ricorderete, siamo andati alle elezioni nel febbraio del 2013, io ricordo perfettamente tutti i dettagli perché vengo dalla legislatura precedente, sono stato un parlamentare della legislatura che è arrivata appunto a compimento, per la visione sono stato parlamentare dal punto di vista formale fino al 14 marzo del 2013, quando poi sono entrate le nuove Camere e il primo provvedimento di legge che viene depositato alla Camera dei Deputati è la cosiddetta legge Scalfarotto. Viene eletto per la prima volta questo esponente del mondo LGBT e deposita una legge che prevede, e non è un caso, per questo parlo di disegno, una pena che arriva a 6 anni di carcere per un reato fantomatico che è l'istigazione all'odio omofobico, articolo 1 legge Scalfarotto. È un evidente tentativo di preparare il terreno a quello che seguirà e di cui parleremo. In Francia l'operazione è riuscita. In Francia approvarono la famosa legge Fubira, forse la ricordate, l'avete sentita nominare, che è servita a far varare alla presidenza Hollande la nota legge del mariage pour tous, matrimonio per tutti, cioè matrimonio egualitario anche per due uomini o due donne. Per approvare la legge del mariage pour tous hanno prima approvato una legge, la legge Rubirà, che vietava l'esposizione di simboli considerati omofobi. Per cui anche andare a una manifestazione con la maglietta che riproduceva, io non l'ho messo per rispetto nei confronti della Pontificia Università, ma il nostro simbolo con mamma, papà e figli, veniva considerato elemento di omofobia e padri di famiglia sono stati arrestati in Francia durante le manifestazioni che avevano avuto luogo per protestare contro l'istituzione del mariage pour tous. L'idea, ricordatevi, nuova, completamente nuova di questo segmento temporale è che tutto procede attraverso step normativi. Non è più solo una campagna mediatica, non è più solo una campagna culturale, non è convegnistica, non è Repubblica che scrive gli articoli, si fanno le leggi. E con le leggi si prova a piegare il costume di un popolo. La legge Scalfarotto viene approvata a
alla Camera dei Deputati, per fortuna solo alla Camera dei Deputati, perché alla fine del 2013 comincia a mettersi in moto una qualche risposta popolare. Forse la più evidente, la più nota, è quella definita delle sentinelle in piedi. Sono stato anch'io una sentinella, un'ora fermi a leggere un libro. Le mie articolazioni ancora gemono, diciamo, perché devi stare fermo in piedi. Ma in quel gesto di protesta silenziosa si voleva dire: noi siamo qui a difendere le opinioni di tutti. Io andai a fare la sentinella in piedi leggendo un testo di uno storico, questo il Matarazzo è stato gentile a ricordare, adesso non laureato in storia, uno storico marxista che si chiama Hobsbawm, qualcuno di voi lo conoscerà, uno storico del secolo breve. Il titolo è Gente non comune, che intendevo testimoniare che ero lì, pur non essendo un marxista e non essendolo mai stato, neanche quando ho militato nel Partito Democratico, per difendere il diritto di chiunque a professare le sue opinioni. Perché il meccanismo di voler descrivere come omofobo colui che difende la famiglia naturale, che era insito nella ratio della legge Scalfarotto, per impedire dunque una mobilitazione che contrastasse le norme contro la famiglia naturale, era un meccanismo intellettualmente disonesto e sostanzialmente liberticida. Sostanzialmente liberticida delle libertà di tutti. Già le sentinelle ebbero come reazione, diciamo così, una discussione animata anche dentro il mondo cattolico. Da me non avrete reticenze, so che rispetto ad alcuni come Alcide De Gasperi devo ringraziare per la cortesia, diciamo così, ma non ho la simpatia totale e non ho difficoltà a averla presente questa condizione, ma non rinuncerò per questo a dire quello che penso con nettezza. Ciò che è stato fatto anche internamente al mondo cattolico nei confronti di coloro che si sono battuti con risultati di mobilitazione popolare importanti, di cui parleremo dopo, per far sì che tutto questo non arrivasse al definitivo compimento, spiegheremo perché, io credo che tutto questo agitarsi abbia prodotto un male, sicuramente al successo delle mobilitazioni nostre, ma anche al complessivo livello del dibattito all'interno del mondo cattolico. Avremmo potuto permetterci molte meno tossine, avendo un dibattito forse più franco e anche più libero. In realtà non c'è una distanza così violenta, qualche volta si è voluto costruire una contrapposizione anche rispetto alla figura papale, io non ho mai vissuto realmente, non l'ho vissuta nella strada, essendoci stato a fare la sentinella, poi il Family Day, avendo fondato un quotidiano che si chiama La Croce e avendo quindi raccolto migliaia di contributi scritti di persone che la pensano come me, non ho mai letto in tutto questo una carica negativa, ho letto che si volesse un po' marginalizzare questa realtà, renderla assimilabile all'integralismo talebano, quando invece c'era un popolo fatto di mamma e di papà, che tutto sono tranne talebani, a difendere una banale ragionevolezza delle cose. E allora, dall'esperienza della legge Scalfarotto, che non arriva al compimento in Senato per un solo motivo, perché si modificano le condizioni politiche, perché l'inizio della legislatura 2013 è un inizio di larga intesa, ve lo ricordate, il governo è PD Forza Italia, per capirci, quindi in un clima di larga intesa si approva quella legge, poi però c'è un forte litigio, qualcuno se lo ricorderà, per via della presidenza Mattarella, e per via di quel litigio si frantumano un po' i numeri e grazie a Dio, che poi Dio c'è e noi lo sappiamo, quella legge non diventerà mai legge definitivamente perché non viene approvata al Senato.
ma viene presentata comunque, nonostante l'insuccesso, la legge che è la chiave della disarticolazione, del tentativo di disarticolazione dell'ordinamento costituzionale e giuridico italiano attorno alla famiglia naturale. Ed è la legge, cosiddetta legge Cirinnà, che in realtà è una legge depositata all'inizio del 2003, alla fine del 2013, con un testo che è tutt'altro rispetto al testo che poi verrà approvato e andrà in gazzetta ufficiale nel giugno del 2016, quindi capite che c'è un iter che dura 3 anni. All'inizio di questo percorso, quella legge prevedeva il riferimento all'articolo 29 della Costituzione, che, come voi sapete, è l'articolo che definisce ciò che è famiglia in Italia. L'articolo 29, scritto con la compartecipazione delle intelligenze più straordinarie e delle culture più importanti della storia repubblicana, Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Sandro Pertini, Ferruccio Parri, Benedetto Croce, per i cattolici Aldo Moro e Alcide De Gasperi. Bene, quell'articolo 29, che come sapete recita: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ed è splendido per chiarezza e compimento, non c'è da aggiungere altro. L'articolo 29 viene timbrato da Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, voi mi insegnate, scomunicato, di non certo uno figlio della cultura cattolica, che peraltro quando timbra e dà l'approvazione all'articolo 29 non vive nella propria esistenza individuale la condizione descritta dall'articolo 29, perché ha appena lasciato la moglie, che è la sua moglie e combattente partigiana con cui aveva fatto tutta la guerra partigiana, per accasarsi e vivere more ossorio con una parlamentare dell'Assemblea Costituente destinata a diventare molto nota, che si chiamava Nilde Iossi. Il leader del Partito Comunista, in quella descrizione di cosa è famiglia, non pensa a qual è la sua condizione, ma sa che il popolo italiano è costruito su quella società naturale, e quando c'è da dare una descrizione scrive, fa scrivere e timbra: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sul matrimonio, e attenti a quella parola: la Repubblica riconosce, non tutela, non protegge, riconosce la famiglia. La Costituzione afferma che la famiglia è un dato di diritto naturale preesistente al dato giuridico e al dato costituzionale. La Repubblica non può far altro che riconoscerla come evidenza, e la può riconoscere come evidenza solo attraverso quell'istituto giuridico che ci arriva dal codice di Hammurabi, avendo attraversato tutti gli ordinamenti giuridici di ogni latitudine e ogni epoca storica, che si chiama matrimonio. Ed è sempre soltanto l'unione di un uomo e di una donna. E nell'ordinamento giuridico italiano, per il codice civile in vigore, nel combinato disposto con la Costituzione repubblicana, questo è. La legge Cirinnà attenta una disarticolazione del dato costituzionale. Nella prima stesura fa riferimento all'articolo 29 della Costituzione. La prima stesura della legge Cirinnà in Commissione Affari Costituzionali entra facendo riferimento all'articolo 29, sostanzialmente volendo affermare che l'unione tra due maschi o tra due femmine, che riguarda il primo segmento della legge Cirinnà, che come vedete la legge sulle unioni civili e regola anche le unioni civili dette coppie di fatto eterosessuali, è in realtà un pezzetto dell'architettura che serviva a dire: la famiglia non è più quella descritta dalla Costituzione, ma con la novità della legge Cirinnà, dalla
parola famiglia, ci ha spiegato l'esimio presidente della Camera alla recente conferenza nazionale sulla famiglia, dalla parola famiglia dobbiamo passare alla parola famiglie, perché sono di diversa natura possibile. Quando cominciano ad affermare che tutto è famiglia, Palmiro Togliatti avrebbe dovuto benissimo inserire nella Costituzione l'idea che la famiglia non fosse qualcosa di fondato sul matrimonio. Lui dimostrava che stava in un'altra condizione, potevano usare altre espressioni, ma avrebbero costituito un dato di natura irrazionale e non si poteva fare. E non si può fare neanche oggi, tant'è che il riferimento all'articolo 29 della Costituzione, nel proseguo della discussione in Commissione Affari Costituzionali, verrà cassato. Chi si accorgerà, se ne accorgeranno tutti, che ciò che viene approvato alla fine non può essere una norma che indica in quel tipo di unione un'unione familiare. Infatti il riferimento che verrà alla fine dell'approvazione di quella norma è all'articolo 2 della Costituzione, le formazioni sociali particolari. Perché occorre fare tutta questa premessa in una relazione che deve occuparsi di famiglia e vita? Perché l'intendimento della norma, della famosa legge Cirinnà, conteneva un altro elemento fondamentale, che era l'articolo 5, quello che ricorderete essere l'articolo della stepchild adoption. Quando sentite parlare in lingua inglese sulle discussioni di natura giuridica, mettete mano alla pistola, e meno io lo faccio, agitatevi, vuol dire che c'è una fregatura in atto. Il colpo del divertimento è stato seguire il dibattito dei senatori che tentavano di pronunciare stepchild adoption, spettacolari, proprio scena comica in assoluto. Vi consiglio il discorso di Scilipoti in Napoli, davvero meraviglioso. Ora, l'articolo 5 prevedeva, banale traduzione, l'adozione del figliastro. Questa è la traduzione di stepchild adoption, cioè prevedeva la possibilità che un mio collega parlamentare, che non citerò, non è il caso di farlo oggi, ma che tutti conoscono, che conosco bene perché era del PD ed è stato parlamentare del PD in questa legislatura, avendo fatto una procedura di utero in affitto negli Stati Uniti, avendo intestato il figlio al compagno più giovane, voleva poterlo riconoscere in Italia annunciando che c'era questa grande novità normativa e che quindi un figlio poteva essere figlio di quel papà, attraverso il meccanismo appunto della stepchild adoption, dell'adozione del figliastro. Era l'articolo che doveva sdoganare definitivamente la pratica del mutuo in affitto. Perché occorreva battersi con ogni forza contro questo passaggio? E così si capisce tutto il resto, perché vi assicuro che davanti a voi non avete un omofobo, nonostante io sia stato descritto da alcuni così. Nella mia produzione, chiamiamola scientifica, ma anche giornalistica, che è sterminata ormai, non troverete una riga di ostilità nei confronti di un omosessuale o persino del tema dell'omosessualità in genere. Io sono un cittadino contrario al cosiddetto matrimonio omosessuale. E il perché lo descrivo immediatamente, perché se tu legittimi l'idea che nasca una famiglia utilizzando l'istituto del matrimonio e dunque storpiando completamente il dettato costituzionale, quella famiglia pretenderà figli. E lo stiamo già vedendo. I casi sono su, no? Non devo fare i nomi, lo sapete benissimo. Il meccanismo con cui si possono pretendere i figli è uno solo. Poiché due maschi uteri non ne hanno e ovvi neanche, devono andare da qualche donna ad affittare.
adottarlo, devo andare a prelevare un ovulo da qualcuno a cui pagarlo, e poi devo prendere un bambino partorito da quella donna, strapparlo e portarlo con sé, negando a quel bambino il diritto ad avere una madre. Puoi fare tutto questo solo se dal punto di vista antropologico hai compiuto una trasformazione che io ho sempre definito reificazione della persona umana. Questo può accadere solo nella visione antropologica di chi ha trasformato la persona in cosa. Allora la cosa può essere il bambino che nasce da transazione finanziaria, allora la donna può essere fattore di produzione di una cosa, allora la donna più giovane può essere sguardata per prendere l'ovulo perché è semplicemente cosa e ha un suo prezzo. Le conseguenze della reificazione della persona umana che arrivano da questa cultura, dal mio punto di vista di cattolico peccatore che sta all'ultimo banco in chiesa, sono l'inferno. L'inferno, lastricato dallo sterco del demonio, cioè dal denaro. Perché tutto ciò è un immenso, colossale business. Sono i nuovi pozzi di petrolio. Andare a trasformare in mercato il momento della nascita dell'essere umano. Ogni passaggio, l'acquisto di un ovulo, l'affitto di un utero, la transazione finanziaria che permette ai due di comprarsi il bambino, hanno dei costi immensi che gli economisti definirebbero ad alto valore aggiunto. Cioè costano niente, perché noi sappiamo che fare i figli costa niente, è anche un piacere, diciamo, ma lo trasformi in qualcosa che ad alcune persone costa fino a 500.000 euro. Nel libro che il professor Matarazzo ha avuto la bontà di leggere, spero, e di utilizzare come strumento anche per la nostra approfondimento ulteriore quando andrò via da qui, e che trovate in cartellina, io vi metto i numeri di questo mercato. Questo è un mercato che quando avrà raggiunto la sua condizione di maturità, cioè immaginiamo la nascita di circa 1 milione di bambini attraverso questa procedura, varrà qualcosa come 300-400 miliardi di dollari. È un mercato di queste dimensioni, ovviamente fa gola a tutti, perché nasce dal nulla, è davvero la nuova borsa all'oro, ma ha come prezzo ogni diversione, ogni storia umana di conquista di natura economica ha dei prezzi e ha sempre come prezzo alla fine la caduta, la sofferenza e la morte dei più deboli. In questo caso ha come prezzo il fatto che voi dobbiate incominciare a imparare a dover considerare ogni persona una cosa. La conseguenza la evidenzia Papa Francesco con nettezza: se una cosa, se una persona è cosa, la cosa può essere eliminata. È molto semplice. E infatti in ogni contratto di utero in affitto voi troverete sempre nella clausola che la gestione del bambino che quella donna porta in grembo è degli acquirenti, perché è un normale contratto di natura commerciale. E se quegli acquirenti decidono di abortire il bambino per qualsiasi ragione, la donna è tenuta semplicemente ad eseguire. Ed è ovvio che una persona che spende centinaia di migliaia di dollari per una procedura del genere non accetterà che il figlio che nasce sia meno che perfetto. Tant'è che la casistica è infinita di figli che arrivano a nascere con qualche problema e che vengono sistematicamente, se nati, abbandonati, se intercettati con le mille diagnosi prenatali, soppressi. Ed è automatico.
non viene considerato un problema. Io sto raccontando qui a voi, peraltro, semplicemente il segmento pulito della fabbrica dell'essere umano, quello che potete riscontrare negli Stati Uniti, in Canada. Non vi voglio terrorizzare con ciò che è il luogo dove in realtà ci sono città intere che hanno costruito la loro economia su questo tipo di mercato vergognoso, che purtroppo sono collocate in India, in Bangladesh, in Birmania, in Cambogia, in Thailandia. E se andate là trovate decine di migliaia di ragazzine rese schiave, costrette ad avere dai 16 anni alla fine del loro ciclo fertile la nascita di 10, 11 o 12 bambini, che se provano a uscire da quel tipo di racket, che è un vero e proprio racket mafioso, vengono massacrate e finanche uccise direttamente dalla loro famiglia d'origine, perché per loro quello è sostentamento assoluto e non possono permettersi di far uscire magari sui giornali occidentali quali sono le pratiche che vengono effettivamente adottate in quei territori. Ciò che noi stiamo costruendo è un orrendo romanzo distopico. Chi di voi ha visto il film Matrix con gli uomini che nascono in questi baghi giganti? È ciò che è in costruzione e che è normativamente previsto, lo era, finché un popolo non ha detto che almeno sull'articolo 5, insomma, potessimo avviare una discussione. Io personalmente sono salito su un palco a Piazza San Giovanni il 20 giugno del 2015. Io personalmente sono salito su un palco al Circo Massimo il 30 gennaio del 2016 per dire, nella prima occasione a San Giovanni, descrivere com'è effettivamente praticato un iter di utero in affitto, raccontando quello che racconta il testimonial per eccellenza, che è un cantante britannico, si chiama Elton John. Poi sul palco del Circo Massimo ho spiegato che noi stavamo andando verso una società in cui ognuno era dotato di un cartellino del prezzo e questo avrebbe costruito le condizioni dell'orrore che è stato conseguente purtroppo a quel tipo di gestazione normativa, che ha avuto un suo compimento, la legge Cirinnà effettivamente è stata approvata, ma che ha avuto anche nel popolo, che io ricordo, il popolo dei family day, che oggi è il popolo della famiglia, si è ritrovato in quelle occasioni di mobilitazione, un popolo che ha lottato e che alla fine è riuscito a far cancellare l'articolo 5 della legge Cirinnà, che non è stato approvato, è stato stralciato, e oggi ancora è vigente l'articolo 6,12 della legge 40 del 2004, che dice testualmente che l'utero in affitto è vietato in Italia, ne è vietata anche la pubblicizzazione, le sanzioni sono 2 anni di carcere e 1 milione di euro di multa. Questo è l'ordinamento giuridico vigente del nostro paese. Molti pensano di non saperlo, molti fingono di non saperlo, molti non lo sanno, perché poi sui giornali patinati trovate invece tizio che ha portato il figlio a mare e tutto viene legittimato attraverso il sistema mediatico, ma la norma, ribadita anche da una recente sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2017, è in Italia fortemente contraria, stigmatizza l'utero in affitto e lo stigmatizza anche sul piano etico. La legge sentenza della Corte Costituzionale lo dice esplicitamente. Mentre accadeva tutto questo, all'AIFA si pensava bene di dare un altro colpo. Anzi, prima si faceva la legge sul divorzio breve, avete presente, no? Tutti d'accordo, tutti i gruppi parlamentari, 11 voti al Senato contro, cioè ci sono stati, il massimo dell'opposizione possibile. Su 315, 11. Tutti ad approvare la legge sul divorzio breve, che ha provocato in un solo anno l'aumento del 57% dei divorzi. Prevalentemente sono divorzi di over 55, cioè sono andati a minare
quella dimensione di famiglia che era la famiglia stabile per eccellenza in Italia. Vogliamo dirla come? La famiglia stabile per abitudine? La famiglia stabile per la consuetudine? Perché da 30 anni stanno insieme? Era una ragione forte, magari, per poi essere un nonno che dava una mano a una mamma che non ce la fa perché deve andare a lavorare. Ma la picconata è arrivata anche lì, in un solo anno, quella legge 2015 approvata, 2016 effetto statistico, più 57% dei divorzi, che poi vuol dire decine e decine di migliaia di storie, non è uno o due, non cinque, non otto, decine di migliaia, e altre arriveranno ogni anno, sempre di più, perché queste curve hanno un dramma, sono tutte a salire. Tu apri il cancello, entrano pochi casi e poi diventano un'enormità. Sempre lo stesso anno, marzo 2015, lo trovate descritto nel materiale che trovate in cartellina, l'AIFA, d'accordo col governo, che fa? Nel silenzio generale non ve ne accorgete nessuno. Prendono un farmaco, che chiamano farmaco. È la One e Norleo si chiamano, fino del giorno dopo, dei 5 giorni dopo. E lo liberalizzano come farmaco da banco. Sembra una banalità. Se tu fai questo, i dati sono lì nella cartellina a dimostrarlo, purtroppo aggiornati dalla relazione sulla interruzione volontaria di gravidanza in Italia, che è stata appena depositata in Parlamento. Se tu liberalizzi questo farmaco, la pillola del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, cosa succede? Tanto che se io sono un ammalato e devo avere un antibiotico, devo andare dal medico a farmelo prescrivere, mentre invece questa scatola non deve essere più prescritta, tu vai direttamente al banco del farmacista. E l'effetto immediato sapete qual è? Che prima se ne consumavano 13.000 scatole, evidentemente c'era una vergogna, c'era un problema, c'era il blocco di andare al farmacista, la ragazzina non lo faceva. Da quando è stato approvato, 15 marzo del 2015, a oggi, neanche 3 anni, le scatole consumate sono diventate 1.200.000, da 13.000, 420.000 nel solo ultimo anno disponibile, che è quello appunto depositato in relazione al Parlamento sull'interruzione volontaria di gravidanza. Sempre con un trucco linguistico, attenzione, come hanno detto Stepchild Adoption. Adesso sapete che vi dicono? La chiamano contraccezione d'emergenza. Cioè una pillola che interviene 5 giorni dopo il rapporto sarebbe una pillola contraccettiva. Evidentemente gli spermatozoi lì depositati fanno un rave party. Palla. Non c'è il concepimento, è una cosa che noi cattolici di droga dei bigotti abbiamo immaginato. Perché non la possono chiamare pillola abortiva? E se la chiamano pillola abortiva non può essere venduta, perché c'è la legge 194, e allora la devono chiamare pillola di contraccezione d'emergenza. Facendo questo il consumo diventa di massa, le nostre ragazze, io ho una figlia di 22 anni, che sulla vita mi sono data da fare fin da ragazzino, insomma, quindi ho un buon curriculum, e la figlia di 22 anni può pensare tranquillamente che ha l'opzione contraccettivo ordinario o l'opzione contraccezione d'emergenza. Questo rende ancora più deresponsabilizzata la sessualità, questo rende ancora più terribile l'utilizzo del corpo femminile nell'atto sessuale fin dalla tenerissima età, magari complici alcol e droghe che ormai sono diffuse in maniera terrificante presso i giovanissimi, con un'incidenza fin dai 14 anni che è sociologicamente da mettersi le mani nei capelli per chi fa il genitore, e ce ne vogliono pure liberalizzare queste sostanze, bravi ciucci legislatori. E l'effetto finale è quello più tremendo, che la natalità nel nostro paese batte, guarda caso, per il quarto anno consecutivo, cioè dal 2015, quando è entrata in vigore questa liberalizzazione, il record negativo ogni anno. E se tu costruisci un paese
dove l'attacco alla famiglia è diventato l'attacco alla vita e i figli non nascono più, perché anche questa cosa tremenda, i figli nascono in famiglia, non può succedere da altre parti. Se tu fai questo attacco, ciò che produci è la devastazione delle colonne portanti di un'intera società. È molto semplice. Con quei numeri di natalità che abbiamo noi, cioè 460.000 nati nel 2017, con una prevalenza, peraltro, come sapete bene, che gli stranieri 8% fanno il 20% dei figli, gli italiani sono ormai contratti a un tasso di fecondità di 1,27 figli per donna, con questo numero noi siamo una società morta. L'attacco alla famiglia, che è diventato attacco alla vita, determina il collasso di un intero contesto sociale, che dovrebbe essere invece l'intero contesto sociale che, per rispetto della propria, fammela usare questa parola una volta, tradizione, dovrebbe essere tutto il contrario. È impossibile, è incredibile. Io ogni volta leggo e scrivo queste statistiche, mi sembra incredibile che in Svezia facciano quasi il doppio dei nostri figli. E noi eravamo un cacchio, io sono a Napoli, mi chiamo Minolfi. E ho quattro zie, perché ed erano pochi, perché erano considerati una famiglia piccolina, insomma. Quattro zie, mio papà, il secondo maschio che è morto, ma quella era la dimensione ordinaria. Non mille anni fa, alla fine degli anni 30, l'Italia aveva 3,51 figli per donna, era di gran lunga il paese con la media di nascite più alto del mondo. 3,51, come abbiamo fatto in 80 anni a diventare quelli del 1,27, gli ultimi di qualsiasi graduatoria? Cos'è successo? Perché proprio da noi? Perché abbiamo inoculato questo virus, abbiamo fatto entrare, per fortuna non definitivamente, io continuo a dire e lo dirò quanto occorre. Lo dirò, che in questo confronto è un conflitto in atto, non è finito. Però la possibilità di tornare a essere in Italia, magari applicando delle proposte, che sono proposte operative, non le facciamo abbastanza lentamente, ma noi abbiamo la possibilità di andare a recuperare ciò che siamo. Fatemelo dire a Napoli, e fatemi fare, diciamo così, il fantasioso per una volta. La mia radice, come ho detto anche in un'intervista poco fa agli amici di Campania Felix e Campania, di non fisica di scienza, mi sono formato con papà che da ragazzo faceva l'attore, è stato in compagnia con Eduardo e mi ha riempito la testa delle proiezioni del teatro Eduardo. E c'è una versione meravigliosa che consiglio di Filomena Marturano, di cui adesso parleremo, con Regina Bianchi che fa Filomena, si può trovare facilmente anche su YouTube. È impressionante, impressionante per bellezza artistica, eh? Il testo è bello recitato da chiunque, anche da Titina, abbiamo varie versioni storiche e facilmente riscontrabili. Ma quella storia mi convince così tanto dentro una relazione che dovrebbe essere accademica, ora si permette una digressione. Perché è davvero piena. Filomena Marturano, sapete voi che mestiere fa, no? È una peccatrice, una pubblica peccatrice, una prostituta. Siamo nell'Italia della fine degli anni 40 e Eduardo, lo sapete bene, finirà la sua vita da senatore a vita del Partito Comunista ed è un ateo. È un ateo e un marxista. Descrive questa donna del popolo e a un certo punto nella sua attività come incidente di percorso a quello di rimanere incinta e tutto il coro intorno a sé è un coro che le dà una sola indicazione: abortisci. Glielo dicono tutti, le colleghe, i familiari, tutti: devi abortire. Filomena Marturano vuole sentire una voce in più
e va camminando per Napoli a cercare la Madonnella delle Rose e l'affronta come l'affronta una donna del popolo, a brutto muso. È dura, l'interpretazione di Regina Bianchi è bellissima davanti alla Madonna delle Rose. Uè, tu, perché non parli adesso? Adesso devi parlare, adesso! La provoca con cattiveria e sente la frase: i figli sono figli, non sa se arriva dai bassi, da qualche parte, ma vuole sapere, vuole dire, e lo dice, è la Madonna ad aver parlato, è lei che mi ha parlato, è la Madonna che mi parlava anche quando tutti mi dicevano abortisci, era lei che me lo diceva perché mi stava mettendo alla prova. E io ho i brividi perciò lo dico, perché noi siamo messi alla prova, perché tutti ci stanno dicendo che quello di cui abbiamo parlato oggi è qualcosa che dovremmo prendere e gettare via come paccottiglia del passato retrogrado dei bigotti, e invece è la radice popolare della nostra Italia, della nostra cultura nazionale, della nostra cultura anche religiosa, perché quella donna così abilmente descritta, lo conoscete poi il plot, come si dice, teatrale, no? Il plot teatrale è che Filumena ha tre figli e Don Dummì, Don Domenico Soriano, il personaggio da Edoardo De Filippo in quella splendida rappresentazione che vi ho indicato con Regina Bianchi, che è un ex, diciamo, cliente della stessa Filumena, e in realtà l'amore di tutta la vita di Filumena stesso, la vorrebbe scaricare, ma lui con la furbizia di una popolana lo incastra, e poi per rincastrarlo definitivamente dice: c'ho tre figli, Don Dummì, uno di questi tre è figlio a te, e il giallo è tutto intorno a cercare di capire quale di questi tre figli è il figlio di Don Domenico Soriano. Ed è l'opera che io trovo più bella del mondo, perché è l'unico giallo che io conosca in cui la soluzione non c'è, non verrà mai svelata, non lo sapremo mai. Filomena riesce fino a farsi sposare, ma quando prima del matrimonio gli arriva il monologo bellissimo Edoardo e vuole sapere, me lo devi dire, dimmi quale di questi tre è mio figlio, perché io gli darò tutto, Don Domenico Soriano è ricco, ha i soldi, gli darò tutti i miei soldi, lo farò diventare più grande imprenditore napoletano. C'è quella scena disperata dove lui usa l'argomento denaro, e lì c'è Filomena Marturano che dice la frase fondamentale, io credo nella nostra civiltà, e la dice in napoletano, e gli dice: i figli non separano, i figli non si pagano. Se noi trasformiamo il bambino in oggetto di una transazione finanziaria possibile, noi abbiamo rotto con una sola drammatica norma l'intera costruzione della nostra civiltà, perché abbiamo reificato la persona umana. Lo sapeva benissimo Filomena Marturano, che non sa leggere e non sa scrivere, perché è un analfabeta in quell'opera. Lo dobbiamo sapere bene noi in una pontificia facoltà teologica. Noi dobbiamo essere chiari, netti, non aperti ad alcun compromesso possibile, perché se noi invece trasformiamo la vita umana in qualcosa di reificato o anche solo reificabile, allora l'esito è veramente l'ultimo passaggio normativo di questa legislatura, la normativa del 2017, che correttamente il professor Martino ha ricordato essere entrata in vigore da poco più di 10 giorni. E che è successo, professore, in poco più di 10 giorni? Io vado in Sardegna, sono candidato capolista al Senato in Sardegna, e subito hanno utilizzato la scusa della normativa per applicare una procedura che non è nella normativa. La procedura applicata su quella ragazza, signora sarda, affetta da SLA, 49enne, è una procedura che in realtà poteva essere applicata anche prima della normativa. Ci hanno spiegato, facendoci vedere il caso di DJ Fabio, che è stato il cavallo di Troia di questa vicenda, no? Ti fanno vedere una persona in quelle condizioni, come possiamo noi
da umani, neanche dico da cristiani, non avere un modo di empatia immediato. E lo abbiamo, come se lo abbiamo? È la soluzione che è ignobile e incivile. Perché tu vai in Svizzera, dove viene fatto questo atto di pietà, lo descrivi come tale, mi vuoi vendere tutto questo come un diritto civile che mi ammoderna? E cos'è questo? È la soppressione di un disabile al listino prezzi. Perché se DJ Fabio va in Svizzera senza un euro, mica viene suicidato, eh. Deve andarci con 18.000 cash per andare in una supposta clinica che non è una clinica, è un appartamento di un'associazione, dove accanto alla cucina dove si fa la fiala di pentobarbitale con un principio attivo che costa 13 euro, accanto c'è il lettino dove devi mordere, nel caso di DJ Fabio, il meccanismo che ti inietta il pentobarbitale dopo che ti sei fatto un antiemetico, perché il pentobarbitale come barbiturico verrebbe rifiutato dal corpo umano perché serve per uccidere i cavalli. E questo con 18.000 euro e uscendo in un sacco nero dei rifiuti, perché esci da con un sacco nero di immagini, per essere poi in qualche modo smaltito, quei prezzi servono anche a fare le operazioni successive. Noi abbiamo per Polonia italiana costruito una normativa persino peggiore, perché con la finta del dire abbiamo fatto la legge sul biotestamento abbiamo di fatto liberalizzato gli atti come quelli fatti in Sardegna, che in realtà già si potevano fare. Poi sulla sedazione profonda si può fare tutta un'altra discussione e non la farò in questa sede. Ma quello è un atto di sedazione profonda, è come è accaduto con Marina Riva di Meana, che è una mia amica che conosco benissimo, era, si poteva fare prima dell'entrata in vigore della legge, non è successo nulla di nuovo il 31 gennaio. Il 31 gennaio è successa una sola cosa, è entrata in vigore una norma per cui la mia amica Silvana, che sta in coma da 4 anni in Veneto, prima non poteva essere toccata, adesso con la norma il tutore legale ha dato approvazione alla esecuzione di un fantomatico volere della ragazza e può essere uccisa con un solo mezzo, uno solo, la sospensione dell'idratazione e la sospensione della nutrizione. Non c'è altro mezzo, in Italia non si può usare il pentobarbitale. Noi abbiamo fatto una legge sull'eutanasia, abbiamo fatto una legge ancora peggiore, più infame, all'italiana. Perché poi bisogna saper leggere le cartelle cliniche di come è morta. Cosa vuol dire sospendere l'idratazione e nutrizione? Semplice, uccidere per fame e per sete. Questo vuol dire muori per fame e per sete. E capire cosa vuol dire dal punto di vista medico morire per fame e per sete vuol dire affondare la propria umanità nell'inferno vero. Perché basta leggere le cartelle cliniche di come è morta Terry Schiavo, la prima persona che ha avuto questo tipo di trattamento, o anche solo le 133 pagine della relazione della morte di Ruana Englaro nei 7 giorni conclusivi della sua esistenza. Relazione che racconta come sia morta senza più le lacrime, senza più la saliva, con la bocca piagata, perché senza saliva si facevano piaghe tremende, senza più alcuna mucosa di nessun genere, e per 7 giorni attraversata da spasmi e grida, perché il cervello umano, per quanto in stato comatoso, non può analizzare la forma indicibile di dolore e sofferenza derivante dalla fame e dalla sete prolungata fino alla morte. Le persone che saranno uccise per via della legge che è entrata in vigore il 31 gennaio del 2018 saranno uccise solamente così. Tra un anno, ve lo dico prima, il prossimo Parlamento repubblicano utilizzerà lo stesso argomento che vi ho portato io, lo stesso. Magari manderanno una troupe delle Iene a filmare gli ultimi 7 giorni di vita di un malato del genere.
Poi vi diranno che uccidere così è disumano e introdurranno esattamente le normative del pentobarbital, dell'eutanasia attiva e del suicidio assistito, dicendo che quello è un avanzamento del diritto, che il nuovo diritto civile dovrà avere compimento in quella maniera. Allora vi troverete sì piombati definitivamente all'inferno, quell'inferno che ho descritto, non capiamo, moriamo, che è un inferno documentato perché è così, perché le curve statistiche sono impressionanti, si parte dai 600 morti del primo anno in Olanda nel 2001, ora sommate Belgio, Olanda, Lussemburgo e Svizzera, ne uccidono 20.000 l'anno in questa maniera, 20.000, il 4,9% dei decessi ormai in quel territorio è decesso per eutanasia, e abbiamo costruito la condizione deflagrante, non a caso sono luoghi dove al posto delle chiese ormai troviamo i supermercati, perché le cose stanno insieme, dove 25 anni fa hai fatto entrare il matrimonio omosessuale, dove oggi la genitorialità viene stabilita per notaio anche con 5 genitori, tanto la famiglia è una cosa che non significa più nulla, e tanto non significa più nulla, che non capiamo o moriamo, leggete, affianco ai dati, anche le storie, leggete di quei due gemelli belgi che forse diventavano ciechi, non erano ciechi, forse lo diventavano, ma stavano dentro un contesto familiare povero dove insistevano altre disabilità, e allora loro stessi, per non pesare, non gravare, hanno chiesto e ottenuto l'eutanasia. Sono le storie di quella ragazza, signora, di 80 anni, quindi non ragazza, in Olanda nel gennaio 2017, affetta da demenza senile, 2 milioni di italiani, ricordatevelo, come 2 milioni di italiani. Ha cominciato, come spesso accade a questi italiani, a queste persone, quando arrivano in uno stato, diciamo, avanzato della malattia, a non riconoscere il giorno e la notte, a strillare e disturbare nella clinica dove era ospitata, finché il medico ha trovato un documento, appunto un testamento biologico, in cui c'era scritto da parte della signora, se dovessi diventare una persona non più capace di intendere e volere, praticatemi l'eutanasia. Il medico ha chiamato i figli, li ha portati al capezzale della madre. Poi, come vi ho detto, il pentobarbital non lo puoi iniettare direttamente, devi dare prima l'iniezione di antiemetico per non far vomitare. Quando ha iniettato l'antiemetico, la signora ha avuto quel sussulto di lucidità che spesso capita ai malati in quelle condizioni e ha detto: mi state uccidendo, mi state uccidendo. Il medico ha detto ai figli: mettetevi ai lati del letto, due a due, e tenetela ferma. E 7 minuti dopo la signora è morta. Ora vedete, io ho raccontato questo episodio perché per la prima volta la commissione etica sul controllo dell'eutanasia in Olanda nel gennaio 2017 ha voluto segnalare i dati alla magistratura. Ho detto: finalmente abbiamo trovato un punto limite. E invece poi sono andato a leggermi gli atti per scrivere il capitolo che trovate in cartellina, e negli atti c'era una nota in cui la commissione diceva: prendete questo come precedente giurisprudenziale per dimostrare che deve essere il medico a determinare il momento in cui sopprimere la persona arrivata alla condizione di definitiva non dignità della sua vita. Ho parametrato questa storia con la storia di mio padre, di Ugo Adinolfi, l'attore Edoardo, che poi però ha avuto la disgrazia di fare un figlio che era Mario Adinolfi e quindi ha dovuto lasciare il teatro che amava tanto, che ha dedicato la sua vita a fare il servitore dello Stato sperando e sognando andare in pensione, alla fine era stanchissimo, dirigente del Ministero dell'Economia, contrastava il fenomeno delle pensioni di invalidità false, potete capire, un lavoro improbo, soprattutto su alcuni territori. E 3 giorni dopo essere andato in pensione ha avuto un infarto devastante e ha avuto un addio a questa terra travagliato, faticoso, da malato, come dicono i medici,
ha diagnosi infausta, può solo morire, non poteva guarire, ma lì ho capito tutto, gli inguaribili sono tanti, ma tutti sono curabili, non fatevi confondere le idee, gli inguaribili e gli incurabili, sono due categorie completamente diverse, la cura che noi dobbiamo all'ultimo, al sofferente, all'affaticato, a chi non ce la fa, è l'elemento fondamentale. Io penso dell'intera nostra esistenza, io ringrazio il Signore ogni giorno di avermi dato quel percorso, perché in quel percorso ho colto definitivamente la pienezza e la dignità della vita accanto al sofferente. E non ve la racconto una storia di relazione, è faticosissimo, è durissimo, ho incrociato gli occhi di mio padre molte volte che mi chiedevano la scorciatoia. Ma davanti alla scorciatoia la risposta è sempre stata una da parte mia, da tutti coloro che stanno attorno a papà. Famiglia e vita. La reazione di oggi. Io ogni volta che papà mi faceva quel tipo di sguardo, quel tipo di osservazione, avevo la mia killer application. Mia figlia ultima, la più piccola, Clara, la portavo davanti a lui, lui sorrideva. E io gli dicevo poi, papà, Clara ti deve ricordare, vuole ricordare nonno, è un elemento fondamentale questo, fondamentale. Queste storie non sono asettiche, queste storie passano nella vita di ciascuno di noi, perché ciascuno di voi, io lo so, ha attraversato di quello di cui abbiamo parlato oggi, dall'aborto del bambino non nato che abbiamo visto fare all'amica per ragioni ridicole, fino alla sofferenza dell'anziano malato, tutti noi siamo dentro alla vita vera. Questo non è un discorso di accademia, questa è verità della nostra esistenza, l'abbiamo vissuta tutti, o difendiamo e presidiamo il luogo dove stanno i più deboli, o presidiamo e difendiamo il fratello che non ce la fa, o noi come uomini falliamo, come cristiani non ci potremmo neanche guardare in faccia. La persona umana non andrà mai reificata, le norme non possono prevedere questo, non possono costituire i presupposti per arrivare a considerare questo. E chi ha chiari questi elementi non può che battersi, non può che fare questo, non può che difendere la radice profonda di ciò che siamo. Mi rimprovero e concludo con ogni aggettivo possibile, ogni aggettivo possibile. Omofobo, retrogrado, bigotto, non so, l'altro ieri c'era un bello striscione da coglierti a Imola con su scritto Adinolfi tu muori, un esclamativo, fascista, poi si è capito, era, diciamo, l'epiteto del giorno era fascista, può capitare di peggio. Quello proprio che è di routine in questa fase è medievale, ma dopo l'hai messo in un gioco da tavolo con la panzona qua e la battuta addosso, okay. E allora io ho fatto una cosa, ma ho detto dai che c'è, me lo prendo sto medioevo, lo racconto, ero nell'Umbria, nelle Marche, mentre parlavamo di questo, stavo nell'epidemia del terremoto poche ore fa, e allora me lo prendo il medievale di San Benedetto la Norcia, col cuore che mi si stringe ogni volta che vedo quel tipo di devastazione, perché so che in realtà la cultura europea nascerà quella radice, l'intera cultura europea. Sarò dopo Napoli accanto a Bologna a fare un altro intervento, non mi dimentico, l'anno 1000, alma madre studiorum, ricordiamoci la radice d'oltre sto medioevo, è la terra delle conquiste, della sapienza, della cultura. Poi sono un figlio della Chiesa, come ho detto, peccatore, sto all'ultimo banco ogni volta domenica che vado a messa, e sarà per questo. Vabbè, sì, c'era un po' di problemi, c'erano i figli, era un po' simonia, così, poi, no, come effetto, non era proprio sto stinco di santo, non è San Bonifacio Ottavo. Però, Dio c'ha sta forza e sta fantasia meravigliosa, di fare luce anche attraverso le lampadine fulminate. E allora, il buon Bonifacio Ottavo è quello che si è inventato il giubileo per prendere i soldi. E simoniaco fatto bene, nel 1300 inventa il giubileo. Se voi vedete da 6 anni un po', nel 2025,
a Roma per attraversare la Porta Santa, ricordatevi il buon Bonifacio VIII. Però se venite prima, guardate una cosa, Bonifacio VIII, poiché non si arrivava con Freccia Bianca a Roma per il Giubileo, ma dovevi farti una bella scarpinata, per accogliere quelli che non ce la facevano più, i malati, quelli che arrivavano magari moribondi, ha aperto il primo ospedale pubblico e gratuito della storia, Santo Spirito in Sassia. Noi, se andiamo adesso a Roma, venite, volete andare a vedere la Conciliazione, puntate un occhio, a sinistra, vedete sul Lungotevere, che c'è ancora lì, il Santo Spirito in Sassia, perché questa è la radice 718 anni dopo, buona, che ha continuato a dare buoni frutti, perché è stare accanto all'ultimo che dà forza e durata a ciò che siamo. Noi continuiamo a essere il popolo straordinario che ha, quando ai propri genitori stanno male e stanno per morire, negli ultimi giorni li portiamo a casa affinché muoiano tra le nostre braccia, perché questo è ciò che siamo, perché il loro dolore è la forza del nostro futuro, perché sappiamo che famiglia è vita. Anche nel momento del dolore non saremo mai quelli che per 13 euro iniettano il pentobarbital nel braccio del loro genitore. Difendete ciò che siamo, italiani e cristiani, se vi riesce, anche con un po' d'orgoglio.